Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona andremo a osservare ed esplorare un lontano viaggio nel passato. Apple IIe Reference Manual. Dopo aver guardato il manuale del Commodore 64 nella sua splendida completezza e poi aver sbirciato dentro i poveri manuali dell'Apple IIe e dell'Apple IIc, non si poteva dare una sbirciata all'Apple IIe e Reference Manual. Eccoci qua. Questo è l'Apple IIe Reference Manual, che inizia praticamente con introduzione in cui possiamo trovare, diciamo, le informazioni riguardo alla tastiera, lo speaker, l'alimentatore, informazioni generiche sulla motherboard e circuiteria di base. Poi abbiamo il capitolo 2 dedicato alle periferiche di input e di output, la tastiera, il video, il mouse, che poi sull'Apple IIe non serviva praticamente a niente perché si utilizzava, se uno ce l'aveva, solamente con Apple Works, e poi diciamo eventuali espansioni che potevano essere collegate ad esempio a degli speaker, oltre ovviamente al registratore a cassetta, che serviva a poco o nulla perché solitamente gli utenti di Apple IIe si compravano il bel disc 2, per cui non avevano proprio bisogno del registratore a cassetta. Il terzo capitolo è relativo al firmware di input e di output. Qui si incomincia a scavare all'interno della macchina. Il capitolo 4 è il capitolo relativo a come è utilizzata la memoria e come il microprocessore praticamente la vede e la utilizza. Capitolo 6, come si usa il monitor. Capitolo 6, programmazione delle espansioni, informazioni sulla implementazione dell'hardware, e poi abbiamo le appendici relative alle istruzioni del 6502, varie tabelle, varie subroutine, un glossario, differenze tra l'Apple IIe e l'Apple IIe Plus, bibliografia e quant'altro. Ok, vediamo di sfogliare questo Apple IIe Reference Manual, che andava comprato perché quando si comprava l'Apple IIe questo non c'era dentro e non costava nemmeno poco. Ok, qui si vede l'Apple IIe, che era smontabile nelle varie parti, quindi un case, la tastiera e la parte metallica di fondo che conteneva praticamente la motherboard appoggiata su una scheda di metallo. Si apriva il cofano, questa era la tastiera americana, perché la si riconosce dal fatto che c'è il return in orizzontale, quello italiano c'aveva il return fatto alla rovescia. Questi sono gli slot che si trovavano ovviamente all'interno dell'Apple IIe, che venivano utilizzati per inserire il disk drive, la stampante e eventualmente anche schede di espansione, quelle della Apple Engineering oppure anche quelle della Apple, che andavano negli slot di espansione dell'Apple IIe. Qui abbiamo la circuiteria con l'espansione del connettore AUX, su cui i proprietari di Apple IIe e avranno utilizzato per inserire una scheda a 80 colonne o per inserire una scheda di espansione a 64k, oppure la bella scheda della Apple Engineering che fondeva i 64k con i 80 colonne, di conseguenza con una scheda sola se ne aveva due, impiegando al meglio il relativo connettore AUX. Poi abbiamo le prese, i connettori dell'Apple IIe. Ok, le periferiche di entrata e uscita, la tastiera, qui abbiamo il relativo codice ASCII, finalmente si vede un codice ASCII in un manuale Apple, che andava pagato, che questo ricordo ovviamente non si trovava in bundle con l'Apple IIe. Poi
vediamo altre informazioni sulle risoluzioni in formato testo e in formato grafico. Ok, vediamo un po' altre cose importanti degne di nota. Qui sono le locazioni di memoria che vengono utilizzate praticamente per il formato testo, per la risoluzione del grafica. Dunque, vediamo un po', questa è la risoluzione del formato testo. Qui ti spiegavano praticamente il funzionamento dei pixel in HDR quando si selezionava la modalità del, quindi vabbè, l'utilizzo delle cassette input out poco, ma poco interessante. Ok, altre locazioni di entrata e di uscita che erano interessanti da invocare qualora ci fosse qualche cosa collegato. Firmware, scheda di 80 colonne, PC monitor e altre caratteristiche. Possibilità di utilizzare le subroutine che erano all'interno. Con PR-Grata3 si invocava direttamente la scheda avviando PR-Grata3 oppure PR-Grata6 a seconda di dove PR-Grata6 era senso nello slot 6 c'era il disk drive e si avviava il booting della macchina. Dunque, tutte informazioni tecniche. Queste informazioni tecniche andavano pagate aggiuntivamente per l'Apple 2E perché, come ho detto e ridetto, non erano date in bundle della macchina, mentre invece il Commodore 64 tutte queste informazioni e locazioni della memoria erano date in bundle nel bel manuale. Ma magari gli utenti del Commodore 64 lo utilizzavano solo per giocare, ma quello è un altro discorso. Organizzazioni della memoria, ecco, questo era importante perché già spiegava come il 6502 utilizzava la memoria nelle varie pagine e per i vari scopi. Locazioni di memoria, lo stack, queste sono tutte informazioni che o si apprendevano qui oppure si apprendevano comprando dei libri della McGraw-Hill, che come Apple 2 guida all'uso, oppure Assembler 6502 di Zax. Lo switching dei banchi di memoria, questo non è importante perché permetteva di indirizzare 128k. Memoria ausiliare del firmware, va bene, che spiegava i vari funzionamenti. Il manuale tecnico fatto bene, ma indubbiamente è un peccato che non fosse stato dato in bundle alla macchina. Il subroutine di reset, avvio a freddo, control reset per bloccare e poi per riavviare con la mela vuota. Ok, uso del monitor, comandi del monitor, che però qui ovviamente si entra nell'asterisco dell'assembler, che era praticamente un assemblatore dato all'interno in ROM, per cui si poteva inserire i comandi in esadecimale oppure si potevano inserire utilizzando i comandi dell'assembler. Poi dopo sì, ovviamente le informazioni venivano spalmate dalle locazioni in esadecimale e per capirci qualche cosa bisognava vedere il listato aggiungendo una L. Monitor a cassette, comandi a cassette, vabbè. Per tornare al basic si poteva invocare questa locazione
oppure si digitava semplicemente FP, che funzionava lo stesso. Vari comandi, programmi di disassemblare, ecco, si aggiungeva dalla locazione di partenza una L e finalmente si poteva vedere il codice del 6502. Qui caricava l'accumulatore, qui jump saltava alla subroutine relativa in questa locazione, qui puliva il CLC, il carry del, quindi un registro di stato. E questo era un modo, diciamo, l'assemblatore nel 6502 era gratuito e inserito nella ROM. Peccato che nelle scuole tutte queste informazioni del linguaggio macchina non furono mai approfondite. Gli assemblatori erano dati gratuitamente sia sugli Apple II quanto sui Commodore, ma si preferì il puntare al linguaggio Pascal molto etereo, che poi non funzionava sugli Apple II, o perlomeno funzionava male, e il Commodore 64 nemmeno aveva una possibilità di sostenere il Pascal, quindi un mini assembler che era dato in bundle alla macchina se uno appunto voleva programmarci qualche cosa, come ad esempio delle routine per estrarre la radice, degli algoritmi di introva al massimo e il minimo, gestione di vettori, moltiplicazioni e comunque algoritmi. Queste erano informazioni che si trovavano sui libri di Assembler 6502, oppure si comprava appunto questo manuale, che però non è che uso delle periferie poteva sostituire questi altri manuali. Indubbiamente ci aveva dati tecnici che si trovavano solo qui in massa su tutta la macchina, mentre gli altri libri li invocavano in modo sporadico, perché in genere facevano riferimento all'Apple II oppure all'Apple II Plus più vecchie, che erano edizioni più vecchie. Implementazione dell'hardware, il microprocessore 6502. Vediamo un po' che cosa c'è. Ci sono le informazioni, timing 6502, i vari schemi, la piedinatura. Vediamo un po' descrizioni, circuiti PAL, indirizzi di ROM, indirizzi di RAM, refresh dinamico, video display, tutte informazioni ingegneristiche che erano gratis sul Commodore 64, mentre sull'Apple II andavano comprate. Altro, cos'altro c'è? Circuiteria, mappa delle circuiterie, appendici, istruzioni del 6502. Ah, eccole qua. Chiaramente non erano spiegate in dettaglio come comprare un libro di Zaxas Assembler 6502, però le istruzioni c'erano. C'è l'architettura del 6502 con i vari registri e poi qui si spiega addirittura come si utilizzano i comandi, quindi la sintassi. Bello, questa roba qui l'ho pagata tutta comprandomi il libro Assembler 6502. Segnare esadecimali, tabelle,
indubbiamente un manuale molto tecnico, magari forse non a tutti poteva interessare, però ecco, se lo mettevano gratuito era meglio. Directory e subdirettori, abbiamo vari comandi. Differenze tra Apple 2 Plus ed Apple 2, la tastiera. Indubbiamente era strutturata in modo diverso. E poi un'implementazione dell'hardware differente in alcune parti. Un glossario che non fa mai male. Viaggio nel passato, bibliografia, e poi dovremmo essere arrivati alla fine. Al termine di questo breve viaggio nel passato dell'Apple 2 Reference Manual. Ciao, alla prossima!